Come richiedere l'indennizzo per un treno in ritardo? Vi mostriamo come farlo in pochi e semplici passi, direttamente dal sito e dall'app di Trenitalia. All'arrivo del vostro treno Freccia o Intercity, basterà andare su trenitalia.com o utilizzare l'app, verificare l'indennità e scegliere tra un rimborso o un bonus da spendere per un nuovo acquisto. Ma vediamo come, iniziando dal sito di Trenitalia. Per gli utenti non registrati basterà selezionare Cerca il biglietto dalla home page di trenitalia.com. Una volta inseriti i codici PNR e CP riportati sul biglietto, basterà cliccare prima su Gestisci, poi su Verifica indennizzo e scegliere tra un bonus o un riaccredito. Ultimo step, inserire un indirizzo mail e confermare, così da avere tutte le indicazioni sulla vostra casella di posta elettronica. Veniamo all'indennizzo per gli utenti registrati. Selezionare area riservata dalla home page e inserire il nome utente e la password. Una volta entrati, basterà cliccare sui miei viaggi e effettuare la ricerca del biglietto attraverso tre opzioni disponibili. Data viaggio, data acquisto o PNR, codice biglietto. Una volta selezionato il biglietto per il quale richiedere l'indennizzo, basterà verificare l'indennizzo e scegliere tra un bonus o un riaccredito e confermare l'operazione. Ora vediamo come richiedere l'indennizzo per un treno in ritardo attraverso l'app di Trenitalia. Una volta aperta l'app, selezionare i miei viaggi e poi recupera altro biglietto. Inserire il PNR e il CP del biglietto. Andare su Gestisci e successivamente su Indennizzo. Da qui si potrà scegliere tra un bonus da spendere per un nuovo biglietto o un riaccredito.